Buonasera telespettatori di Nettuno TV, ben ritrovati con l'appuntamento con l'informazione. Buonasera a chi ci segue anche in streaming sul sito www.nettunotv.tv. Edizione del telegiornale che apriamo con un aggiornamento legato a quanto accaduto nella scuola ieri ai Giardini Margherita. I carabinieri della stazione Bologna hanno infatti denunciato un insegnante per porto di armi o d'oggetti atti ad offendere e per procurato allarme a seguito di quanto accaduto ieri pomeriggio in una scuola d'infanzia. Gli investigatori dell'ARMA, dopo aver escluso che l'intossicazione dei bambini e alcuni insegnanti fosse stata provocata dall'inalazione di sostanze aeree derivanti da un qualche perdita di gas, hanno approfondito la posizione di un insegnante che subito dopo i fatti si era allontanata frettolosamente sminuendo i sintomi in corso e cercando di tranquillizzare i presenti. L'atteggiamento equivoco della donna e la notizia che la stessa aveva la tendenza a portarsi appresso una bomboletta di spray urticante aveva insospettito i carabinieri, che quanto è accaduto era compatibile con un attacco di panico con fuga dell'insegnante dovuta a un'accensione verosimilmente accidentale dell'oggetto destinato alla difesa personale, appunto dello spray al peperoncino. I carabinieri della stazione Bologna a quel punto si sono precipitati a casa della donna, ma lei non c'era. All'interno dell'abitazione c'era però un suo parente e una bomboletta di spray urticante al peperoncino appoggiata sul tavolo. In tarda serata i militari sono riusciti a contattare la donna, che ha ammesso una versione dei fatti facendo intendere che qualcosa era successo, senza tuttavia fornire un quadro completo e veritiero di come fossero andate realmente le cose. Cambiamo argomento, oggi è il 167esimo anniversario della fondazione del Corpo della Polizia di Stato. Per l'occasione il questore Bernabei ha fatto il punto della situazione sui dati relativi alla città di Bologna. Allora andiamo a sentire le sue parole e qualche numero. Il bilancio è piuttosto positivo, l'anno che ci mettiamo alle spalle segna un meno 9% per i reati complessivi. Quindi è un dato che ci conforta e ci sprona a continuare sulla strada che abbiamo intrapreso. Abbiamo effettivamente qualche reato in controtendenza, violenze sessuali e i delitti informatici, che invece segnano un aumento. Probabilmente per quanto riguarda i delitti a sfondo sessuale si tratta anche di una realtà che sta venendo a galla anche con questa maggiore sensibilizzazione che l'opinione pubblica ha maturato nel corso del tempo. E per i reati informatici connessi evidentemente all'uso sempre maggiore dello strumento informatico. Sono in flessione anche i furti, le rapine addirittura sono crollate del 33%, le rapine in banca e anche le rapine in casa hanno avuto una importante flessione. Io credo che questi dati debbano diciamo, rassicurarci e trasmettere anche ai nostri concittadini maggiore serenità. Noi cerchiamo innanzitutto di intensificare al massimo il controllo del territorio, perché la presenza sul territorio ha una valenza sia di prevenzione che di repressione e poi è un segnale per la percezione di sicurezza molto importante rispetto ai nostri cittadini. Dobbiamo imparare a comunicare anche meglio, a valorizzare il lavoro che facciamo, cercando di rassicurare i nostri concittadini, perché effettivamente i dati statistici che ho appena riferito segnano una situazione che non è particolarmente drammatica e quindi nonostante ciò la percezione di insicurezza è sempre molto forte e allora dobbiamo cercare di contrastarla anche con messaggi positivi e rassicuranti. Parliamo sempre delle Forze Armate. Questa mattina l'Arcivescovo di Bologna ha celebrato la messa per il precetto pasquale Interforze. Sentiamo un breve estratto della sua omelia. Cari fratelli, care sorelle, con tutta la diversità dei fratelli e delle sorelle, oggi questa nostra celebrazione, credo in termine tecnico, interforze, ci aiuta anche a vedere questo mosaico che compone anche la casa comune, la difesa della casa comune, la protezione della casa comune, anche ovviamente nelle diverse competenze, ruoli, capacità e proprio per questo anche nella ricchezza di questa diversità. E penso che non è soltanto il ritrovarsi oggi, ma sono certo che anche quella collaborazione, quella sintonia che è così necessaria per affrontare i problemi a cui siete e siamo sottoposti, e senza la necessaria collaborazione, senza che la sintonia è qualcosa di più.
non è soltanto la collaborazione, ma è quei meccanismi che permettono di lavorare insieme, di rispettarsi nelle reciproche competenze, ma anche ovviamente di potersi completare nelle reciproche competenze. Quando funziona cambia davvero tutto. Credo che abbiamo avuto anche esperienze recenti, anche qui nella nostra città di Bologna, nella nostra area di Bologna, di come questa collaborazione permette dei risultati straordinari, permette di affrontare quella, tante avversità a cui in tanti modi siete tutti a servizio per proteggere gli uomini e le donne che vi sono affidati. Ancora la cronaca: si sarebbe introdotto nella zona Cortiliva per poi avvicinarsi alla zona carburante, ma l'avvistamento delle pattuglie della vigilanza privata ha evitato che il furto si compisse. È quanto accaduto al Consorzio Agrario di Bologna intorno all'1:30 di ieri notte a San Giorgio di Piano. L'uomo, non potendo più portare avanti il proprio piano, si è dato subito alla fuga facendo perdere le proprie tracce. Sul posto le guardie giurate dell'Istituto di Vigilanza della Patria, che stavano svolgendo il servizio di ronda, hanno avvistato l'uomo e hanno anche perlustrato l'area. Nessuna anomalia alla struttura e nessun allarme fatto scattare. In loco, inoltre, allertati dalla centrale operativa, sono arrivati anche le forze dell'ordine, che hanno avviato le indagini per risalire agli autori del tentato furto. Cambiamo decisamente argomento: è morta alle 13:15 Cristina Magrini, da 38 anni in stato di minima coscienza. A darne la notizia è stato il papà romano. Il funerale sarà sabato a Villa Pallavicini, che l'ha ospitata fino agli ultimi giorni presso i locali del villaggio della Speranza. La storia di Cristina è nota: venne investita sotto casa mentre sulle strisce pedonali correva dalla mamma a raccontarle che aveva preso un bel voto. Era il 18 novembre del 1981 e da quel giorno la ragazza è rimasta in coma con il papà, che non ha mai cessato di assisterla. Cambiamo decisamente argomento: si è svolto questa mattina l'incontro tra tour operator e operatori regionali dell'offerta nell'ambito della borsa turistica By Emilia Romagna 2019. Qual è il bilancio e quali le novità? Ce le dice Pietro Fantini, direttore regionale di Confcommercio Emilia Romagna. Risultati e andamento positivo per il mercato turistico dell'Emilia Romagna. Il BAI si conferma uno strumento privilegiato per i nostri operatori turistici regionali e un'occasione importante per fare rete e per aggregare le imprese turistiche della nostra offerta sui mercati internazionali. Novità di quest'anno sono i mercati arabi, con la partecipazione di 7 tour operator per aprire nuovi flussi turistici dalla penisola arabica e dall'estremo oriente attraverso il vettore Emirates. Tour operator che ricercano esclusivamente la qualità e che in un educational tour di 2 giornate dedicato appunto al mercato arabo avranno la possibilità di conoscere le eccellenze turistiche della nostra regione, in particolar modo la Motor Valley con i grandi marchi delle case automobilistiche, le strutture ricettive di alta qualità, i nostri grandi campi da golf e le strutture spa. Presentata questa mattina la campagna per la sensibilizzazione e per la prevenzione delle patologie all'apparato genitale maschile nei pazienti più giovani. Il titolo è Lilt for Young Boys. Sentiamo i dettagli da Francesco Rivelli, il presidente di Lilt Bologna. L'anno scorso la Lega Centrale ha impostato il percorso azzurro. Praticamente che cosa? Abbiamo fatto quasi sempre tutto al femminile, l'anno scorso abbiamo cercato di cominciare a guardare anche l'uomo, visto su 2 linee. Uno, l'uomo giovane, che è quello di cui parleremo oggi, perché infatti vedrete poi che c'è una scuola dove noi cominceremo ad agire, per muoversi nei confronti delle malattie trasmesse sessualmente, per i tumori del pene, e l'altro, importante, è il tumore del testicolo. Sono il tumore del testicolo, soprattutto da quando non si fa più la visita militare, certe parti non le guarda più nessuno, la famiglia ci guarda poco, i pediatri sono troppo piccoli, dopo non ci guardano e si rendono conto nel momento in cui o trovano la compagna, vogliono avere dei bambini, fanno dei controlli e poi magari viene fuori un problema. E l'altro discorso, non meno importante, non c'entra niente con i tumori, ma c'entra sull'infertilità.
una delle patologie importanti per l'infertilità è il varicocele. E allora anche questo va fatto, più si fa prima la diagnosi, più è precoce, più si evitano le infertilità. Noi cominceremo così, faremo un primo approccio tra pochi giorni, in maggio, con la scuola Veronelli, che è qui rappresentata, dove noi faremo la presentazione di questo progetto, che vuol dire dare delle indicazioni, ma soprattutto vogliamo formare i giovani che parlano agli altri giovani. Quindi attraverso gli specializzati che della scuola di urologia verranno formati i giovani, i ragazzi, che chi vorrà naturalmente poi potrà svolgere attività come abbiamo fatto per altre cose, il fumo, l'alcol, l'alimentazione, faremo per questo. Poi quest'altro anno, quando comincerà, ormai la scuola sta finendo, quindi facciamo solo una prova per iniziare, poi amplieremo il discorso su altre classi, su altre scuole. C'è stata questa mattina la presentazione del libro Modelli criminali, mafie di ieri e di oggi, scritto da Giuseppe Pignatone, capo della Procura di Roma, e da Michele Prestipino, procuratore aggiunto della Direzione Distrettuale Antimafia di Roma. Presente anche Sua Eccellenza Monsignor Matteo Zuppi, che ha elogiato il lavoro degli autori del libro e ha ricordato anche le figure di Don Pino Puglisi, Giovanni Falcone e Paolo Borsellino. È stato un lavoro non facile, coraggioso, di grande determinazione, di grande esperienza umana, culturale e giuridica. Per questo credo che gli dobbiamo molto, perché evidenziare il pericolo delle mafie, quando le mafie non si distinguono più, quando sembrano omologate, è ancora più difficile e richiede una grande intelligenza. E poi ha ringraziato tre persone, Don Pino Puglisi, Falcone e Borsellino, le ha ricordate? Sì, lo ricordate Falcone e Borsellino, soprattutto che so quanto sono legati a Pignatone, e Don Pino Puglisi, perché l'ha ricordato anche lui, è il vero nemico della mafia, nel suo servizio umile, per niente di facciata, di apparenza, per niente televisivo. Era quello che però vinceva la mafia, perché gli sottraeva i ragazzi, e credo che sia un esempio a cui continuare a ispirarci. È stata presentata questa mattina la sesta edizione del trofeo Mongolfiera, della quale il Lumia è uno dei partner. Il torneo di calcio delle istituzioni, degli ordini professionali e delle aziende bolognesi si ingrandisce ancora. Tutti i dettagli nell'intervista di Marco Bernardi, presidente di Lumia, che appunto ha ospitato la presentazione del torneo. Siamo alla sesta edizione e ci ripensavo proprio in questi giorni parlando con i miei collaboratori. Il rischio più alto è quello della scontatezza, invece il fatto di essere di nuovo qui e di vedere la mongolfiera proprio come un pungolo rispetto al fatto di richiamarci dentro le cose del lavoro, la frenesia, i progetti, a qualcosa di bello e vero, è un pungolo positivo che fa fuori ogni rischio di scontatezza, quindi felici e fieri di essere qui anche quest'anno. La politica di Lumia di puntare anche appunto su queste tematiche, l'attenzione alla persona, e voi siete sempre stati in prima linea su tematiche di questo tipo. Ma guarda, noi non sentiamo neanche troppo scarto rispetto a queste tematiche, cioè fanno proprio parte del nostro DNA, è un tentativo, perché non possiamo dire certo di essere perfetti o di avere la verità in tasca, però è una tematica che in qualche modo parte dalla educazione che abbiamo ricevuto dai nostri genitori, in particolare da mio padre che ha fondato l'azienda e che cerchiamo molto umilmente di ritrasmettere. E questo si ritrova un po' su Lumia, perché come sta andando l'azienda? Ma sono anni veramente molto molto intensi, in questo periodo siamo stracolmi di progetti, soprattutto operazioni straordinarie, progetti e partnership commerciali, quindi molto molta carne al fuoco, il 2019 sarà particolarmente importante. Importante quindi puntare su queste tematiche, sullo sport, ci mettiamo dentro un po' tutto per arrivare comunque a degli obiettivi che non sono solo quelli, possiamo dire, aziendali, però anche quelli sociali. Ma certo, è essenziale, ripeto, il tema di dare un contributo indipendentemente dalla performance dell'azienda è qualcosa che rimarrà nel futuro e che ci sarà e attraverserà ogni performance positiva o negativa che l'azienda avrà nei prossimi anni.
argomento, parliamo di Vinitaly, il Vinitaly 2019. Mario Giuliante è andato in giro tra gli stand della Regione Emilia-Romagna per fare il punto della situazione e preparare uno speciale che andrà in onda nei prossimi giorni. Tra le tante persone intervistate anche Pierluigi Sciolette, presidente di Enoteca regionale Emilia-Romagna, che ha fatto il bilancio di queste giornate dedicate al vino. Andando molto bene, la regione sta crescendo in termini di volumi, sta crescendo in termini di qualità e di immagine. È molto importante che cresca l'immagine della regione, perché se la regione è forte, è ovvio, vengono favorite anche le vendite di vino sia in Italia che all'estero. Quest'anno il tema che noi stiamo sviluppando è proprio quello del vino e il turismo, quindi stiamo lavorando affinché i consumatori si avvicinino alle nostre cantine, perché solo parlando con i produttori si riesce a trasmettere quella passione, quell'orgoglio e quella capacità di interpretare il territorio. Ha parlato di vino e turismo, questo lo si fa anche per guardare all'estero? Certamente sì, perché più persone attiriamo nel nostro territorio, più naturalmente è probabile far crescere i consumi all'estero. Per quanto riguarda i vini, qui nello stand Emilia Romagna, bianchi, rossi, di tutti i tipi, le persone apprezzano. Lei un po' cosa ci può dire? Beh, posso dire che, come può vedere passando attraverso il nostro padiglione, tutte le nostre aziende stanno lavorando, vuol dire che i nostri vini, sia rossi che bianchi, che rosati, fermi o frizzanti, sono apprezzati. Poi tra i vari vini, quello più venduto nel mondo e anche in Italia è il Lambrusco, ma molto bene vanno il Sangiovese, come vanno il Pignoletto, che è diventato un vino molto importante, così come vanno i vini di Colli Piacentini. Parliamo adesso di sport. Il Bologna oggi non si è allenato, la squadra riprenderà ad allenarsi domani, allenamento a porte chiuse per i ragazzi di Sinisa Mihajlovic. Intanto, per quello che riguarda il momento rossoblu, Mario Giuliante ha intervistato Jonathan Binotto, che ha fatto il punto della situazione e secondo ha dato appunto il suo parere. È una vittoria che non era così scontata, non era facile, perché dovevi appunto vincere. Credo che con l'avvento di Mihajlovic sia cambiata l'aria, sia una squadra molto più consapevole dei propri mezzi, abbia grande mentalità, grande applicazione e soprattutto si gioca tutte le partite, a prescindere dalla squadra che va a incontrare, ma c'è un'organizzazione, un lavoro ben preciso alle spalle. È un mese importante questo, il Bologna come deve affrontarlo? Anche tu da ex giocatore che hai vissuto magari situazioni di questo tipo, come deve affrontare questa partita del Bologna? Ma è con grande serenità, consapevole del buon lavoro che stanno facendo, quindi questo deve portare consapevolezza e voglia, serenità di affrontare le partite. Credo che la partita decisiva sia quello, lo scontro diretto con l'Empoli, arrivare con l'Empoli magari con questo vantaggio e riuscire ad ottenere una vittoria, secondo me chiuderebbe un po' i giochi e darebbe la salvezza quasi definitiva al Bologna. La Virtus, per al di là di quello che è successo nei giorni scorsi, il fatto che la società si sia dissociata rispetto ai comportamenti dei giocatori americani, parlando di Basketball Champions League, oggi è stata sorteggiata l'avversaria della semifinale delle Vunere, che affronteranno il Bamberg, si giocherà il 3 maggio alle 18:30 ad Anversa. Alessandro Dalla Salda, presente all'estrazione di oggi, ha detto: dopo un percorso molto bello, per certi versi entusiasmante, andremo a giocarci queste semifinali. Dopo 18 partite tra la regular season e playoff, tutto questo ci ha portato tra le 4 finaliste della Basketball Champions League e adesso viene il bello. In semifinale sarà una sfida emozionante che cercheremo di vincere con tutte le nostre forze. Con al nostro fianco tutti i virtussini che saliranno in Belgio per vivere il grande spettacolo delle Final Four e insieme continueremo a rincorrere il sogno di tornare a Bologna con la Coppa tra le nostre mani. Queste le parole di Alessandro Dalla Salda. Rimaniamo a parlare ancora di sport. È stata presentata questa mattina la 4ª edizione di We Love Football, il torneo di calcio giovanile che anche quest'anno per le vacanze pasquali coinvolgerà i ragazzi delle scuole calcio professionistiche che arriveranno da tutto il mondo. Tante le novità ce le presenta Marco De Marchi, presidente dell'associazione Amici di We Love Football ed ex giocatore del Bologna. Ho voluto innanzitutto premiare la regione, è un nostro grande
fan, chiamiamolo così, ci supporta dall'inizio. Abbiamo condiviso questo amore verso il calcio e ho voluto fare in modo che ci fossero tutte i club rappresentati della regione che giocano oggi in Serie A, per cui Bologna, Sassuolo, Parma e Spal. Questa è la nuova chicca, diciamo così. Ci sarà il Milan quest'anno, che l'anno scorso non era venuto, e ci saranno delle squadre straniere ad arricchire appunto questo tasso di qualità. Questa edizione verrà dedicata totalmente al Flamengo, che purtroppo non potrà venire, ma al loro posto, oltre al Palmeiras, che sono insomma i detentori del titolo, verrà l'Atletico Mineiro. Ritorneranno i giapponesi, anzi sono stati i primi che si sono prenotati, dopo l'esperienza dell'anno scorso, che hanno ritenuto essere questa la migliore in Europa di sempre. E ci sarà una partita tra due associazioni alla quale noi teniamo molto, perché con l'associazione nostra di promozione, associazione di promozione sociale Amici di Will of Football, della quale sono il presidente, teniamo molto a questo ramo di solidarietà, nel quale vogliamo appoggiare dei progetti, e soprattutto il Will of Rwanda, che ormai da quando siamo nati insomma supportiamo e regaliamo ai ragazzi molto lontani in difficoltà dei grandi sorrisi. Era questa l'ultima notizia del nostro telegiornale. Grazie per essere stati in nostra compagnia, grazie alla regia di Filippo Patti. A voi tutti buon proseguimento di serata.